Ciao a tutti! A me sembra incredibile, ma è già passato un altro mese e siamo di nuovo a parlare dei preferiti make-up utilizzati nel mese di marzo. Come sempre faccio questo video in collaborazione con la mia amica Selene, che saluto, del canale Fairymoon Beauty. Troverete qui sotto nell'info box linkato sia il suo canale che il video corrispondente a questo. La formula è sempre la stessa, quindi vi parleremo di prodotti make-up che ci hanno colpito particolarmente. Praticamente, tra quelli più utilizzati nel mese precedente, vi parliamo di ciò che ci ha colpito di più, sia che siano prodotti di recente scoperta o acquisto, sia che siano riscoperte, quindi cose già presenti magari anche da molto nelle nostre collezioni di make-up. Partiamo subito perché oggi ho veramente tanto di cui parlarvi, partendo dalla base. Vi preannuncio già che in fondo, nelle schede che si aprono a fine video, troverete linkati gli ultimi miei due video shopping relativi al make-up, delle cose che ho comprato, insomma, nel corso del mese di marzo. Perché tanti dei prodotti di cui vi parlo oggi sono quelli di cui parlavo in quel video, così magari vedrete anche le altre cose che ho preso se non avete ancora visto i video. Il primo prodotto che mi ha veramente colpita moltissimo è il nuovo primer della linea Splendida di Bottega Verde. Lo sto adorando, lo sto mettendo quasi tutti i giorni, anche perché ha un SPF 25. Sono tornata a luce calda. Scusatemi, ma io non so regolare il calore della luce nella telecamera. Comunque, dicevo, ha un SPF 25. Quando vi ho fatto il video sulla skincare, ho dimenticato di menzionarvi la questione della protezione per i raggi solari. Sapete che io amo profondamente e utilizzo moltissimo il mio fondotinta di Shiseido che ha una protezione 25. Quando non uso quello, sicuramente utilizzo questo primer che comunque mi dà quel tipo di protezione contro i raggi solari. Quindi questo è il primo motivo per cui lo adoro. Amo la texture perché è una texture da crema, quindi non va a sostituire la crema idratante perché non è una crema idratante, trattasi comunque di primer, ma è fantastico come sensazione sulla pelle e sembra proprio di mettere una crema. Va ad uniformare bene l'incarnato perché nel momento in cui lo spalmate ha un colorino leggermente rosato, per cui va un pochino a uniformare l'incarnato, rilascia una splendida luminosità sul viso che permane tutto il giorno, veramente è un aiuto alla luce del viso non indifferente. Lo indosso anche oggi e mi sembra che questa cosa si noti. E fa durare benissimo il fondotinta. L'ho provato con diversi fondotinta e mi allunga la performance in quanto a durata di tutti i fondotinta. È un prodotto che amo, ha una leggerissima profumazione dolce ma molto delicata. Mi piace da impazzire e mi piace tantissimo con un fondotinta che sto utilizzando parecchio, che è un fondotinta di Essence ed è il Camouflage 2 in 1 Makeup and Concealer Eye Coverage No Mask Effect Long Lasting. Passiamo da Shiseido a Essence. Beh, il makeup è anche questo. Ve l'avevo già parlato, accennato forse quando lo acquistai. A me questo fondotinta ha stupita molto. Non mi aspettavo assolutamente il tipo di effetto che ha sul mio viso e il tipo di performance appunto che ha. Anche in questo caso è il fondotinta che ho in questo momento sul viso e che spesso ho utilizzato questo mese anche nei video. Allora, innanzitutto high coverage, non ha una coprenza totale, ha una coprenza alta, è stratificabile ed è vero che non fa effetto maschera. Ovviamente questo tipo di fondotinta, questo è un fondotinta fluido ma non densissimo, direi che è un fluido proprio.
Bisogna dosarli un po', ovviamente, questo però in genere. Però ecco, non dà quell'aspetto polveroso, non si insinua nelle rughe, non appiattisce il volto. Il difetto che ha sono le colorazioni, che sono poche. Io ho la 20, che si chiama Nude Beige, è questa. È adatta al mio viso, non vi spaventate perché nel momento in cui lo fate uscire dal tubetto sembra, ha una colorazione quasi grigiastra che però va a scaldarsi e va a uniformarsi bene con l'incarnato, non mi ossida sul viso. Io forse la prima volta che ve ne parlai vi dissi che lo stendevo con le mani, mi piaceva molto con le mani perché appunto andavo a scaldare la texture. Ho cambiato metodo di applicazione e mi piace di più. Praticamente faccio una mezza applicazione con le mani, nel senso che lo vado un pochino a picchiettare tutto sul viso e poi uso la spugnetta di Real Techniques ben inumidita, ovviamente non sgocciolante, ma bella umida, non umida dal giorno prima, ecco, diciamo, la inumidisco prima di applicare il fondo, poi la vado ad asciugare dentro anche un panno che tolga proprio l'acqua, però che sia davvero bella umida. In questo modo l'effetto sul viso è veramente molto naturale e mi piace tantissimo. Ho iniziato ad utilizzarlo questo mese per due ragioni. La prima è perché sto cercando di centellinare appunto il fondo Shiseido che sta quasi per abbandonarmi e ho maturato l'idea che non credo che lo ricomprerò ora, ma lo riprenderò in autunno perché poi con l'estate vado a utilizzare meno il fondotinta o comunque magari uso fondi in polvere, quindi sarebbe uno spreco. Non voglio comprare la colorazione più alta di un fondo così caro che poi magari utilizzerei poco. E quindi sto cercando di centellinare quello per portarlo a fine primavera e in più perché questo fondo ha una colorazione abbastanza chiara, quindi poi in piena estate non lo potrò utilizzare. Costa poco, quindi se vi capita e volete provarlo, insomma, vale la spesa sicuramente. Comunque col primer sotto a me fa tutto il giorno, senza lucidare, ma tutto il giorno lo vado a struccare e non mi lucida. Senza primer, diciamo che dopo 6 ore, 5-6 ore lucida un pochino, lo devo andare vagamente a ritoccare, ma non mi si sposta, ecco. Un altro consiglio, lavoratelo abbastanza velocemente perché pur non andandomi a seccare la pelle, neanche nelle zone più secche, è un fondotinta che si asciuga velocemente, quindi andate a lavorarlo. Vi ricordo che ho una pelle da normale a mista, quindi ecco, forse per una pelle secca non lo vedo indicato, ma per una pelle da normale a grassa direi di sì. Mi sta piacendo più del previsto. E mi piace soprattutto abbinato ad una cipria. Ho ripescato, perché io questa la possedevo già dall'anno scorso, da quando uscì, la Radiant Fusion di Kiko, che però allora usai poco. Purtroppo si è cancellata la numerazione, non so che numerazione sia, ma vabbè. Questa è la cipria cotta famosissima di Kiko. Mi piace tantissimo in questo periodo dell'anno in cui ricerco, anche dalla skincare a dire il vero, una bella luminosità al viso perché comunque nel cambio di stagione il rischio, insomma, per quanto mi riguarda è quello di ingrigirmi un po', di opacizzarmi, sono più stanca, insomma, sento il cambiamento e questa cipria mi sta piacendo moltissimo, anche in questo caso la sto indossando. Dà questo aspetto di luminosità molto naturale alla pelle, senza però andare a fare luce, non è un illuminante, è una cipria a tutti gli effetti, quindi fissa il trucco, lo opacizza nel senso che regola il sebo in eccesso, ma dà una bellissima luminosità. Praticamente l'utilizzo di questi tre prodotti insieme sul mio viso dà questo risultato ed è un risultato che mi piace veramente tanto. Non posso questo mese prescindere dal parlarvi anche del copriocchiaie che sto adorando, che è il Fit Me di Maybelline in colorazione 20, che so che si trova con estrema difficoltà nei negozi. Io l'ho preso su Amazon si trova facilmente e mi sta piacendo tantissimo. Non voglio dilungarmi più di tanto perché
Vi farò a breve il video che vi avevo promesso sui correttori copriocchiaia e ve ne parlerò meglio in quell'occasione, però per me questo è il fondotinta perfetto perché è un connubio perfetto tra una coprenza medio-alta, una buona luminosità della zona, dura tutto il giorno e molto difficilmente, se ben steso e scaldato, mi va nelle pieghette. Considerate che a me nelle pieghette va la qualunque, perché le mie non sono pieghette ma sono rughe e quindi insomma se ci sono qualcosa dentro ci si infila per forza di cose. Però ecco, diciamo che questo è uno dei prodotti che mi dà meno questo problema tra quelli che ho e adoro. Comunque ve ne parlerò meglio. Devo necessariamente ancora restare sul viso perché questo mese ho utilizzato 9 giorni su 10, praticamente quasi sempre, questa palette di Claren, che è quella uscita con la collezione primaverile, di cui vi ho a lungo già parlato in uno di quei video che vi lascio qui in fondo, che è la palette Contour Visage. È una palette che loro chiamano da contouring. Io vi ho già detto in quell'occasione che a mio avviso è una bellissima palette viso, ma non è una palette da contouring perché la terra non è assolutamente una terra fredda. Io oggi la indosso, sono andata un po' a scaldare in generale l'incarnato, ma non mi fa assolutamente l'effetto contouring. È una palette leggermente profumata di fiori e ve lo dico se doveste trovare difficoltà a tollerare prodotti di make-up profumati. Le polveri sono fenomenali, sottilissime, morbidissime, molto molto sfumabili e durano tantissimo. Anche queste le vado a struccare. Come vi dicevo, la terra è molto bella. Questo è un illuminante praticamente opaco, è questo beigeolino che mi piace tantissimo per andare a fissare la zona del contorno occhi, ma soprattutto a dare molta luce. Vado proprio a fare il triangolo che tiro su e vedo che mi dà molta luce. Straordinario il blush, è un colore bellissimo, è questo stupendo color carne, molto naturale, ce lo indosso anche oggi. Che sta bene praticamente con qualsiasi tipo di trucco. È una palette bellissima a mio avviso. Ricordatevi però, non è una palette da contouring se è quello che cercate. Quando non ho usato il blush contenuto in questa palette, poche volte a dire il vero, però ho ritirato fuori molto volentieri dalla mia collezione questo blush di Milani, che è un powder blush in colorazione 03 Warm Petals. Milani lo trovate su BB Cream Italia, su Maquillalia, su Amazon, sul sito di Milani, credo che venda anche in Italia, ma non ne sono sicurissima, comunque lo trovate facilmente. Io questo l'avevo acquistato al Cosmo, però fu l'unica volta che ci sono andata, non quello appena passato, neanche quello prima, ma quello prima ancora, ed è un colore bellissimo. Vi dico solo che questa è una rosa che io ho scalfito col pennello e credetemi, per una blushomane che ne possiede tanti, questo consumo è un risultato da lode con bacio accademico. Perché mi piace, perché è un colore bellissimo, un colore biscottato ma non scuro. È un biscotto albicocca con delle venature dorate che danno moltissima luce al viso ed è un colore secondo me molto indicato per scaldare l'incarnato quando si fanno dei trucchi caldi. Dona moltissimo al viso, mi piace tantissimo anche qui la formulazione, è una polvere anche qui molto setosa, burrosa, facile da sfumare. Questo è molto scrivente, quindi bisogna farci un po' attenzione nel momento in cui si mette sul viso, ma è un blush bellissimo secondo me, sia come qualità. Ne ho un altro uguale a questo, e anche di quello posso dire la stessa cosa a livello di qualità, ma proprio come colorazione, un punto di colore molto particolare. L'ho usato soprattutto quando ho fatto trucchi caldi con anche qui un nuovo acquisto, una nuova entrata di questo mese, che è questa palette a bassissimo costo di It Style. Anche di questa vi ho già parlato. Vi linko qui sotto, se mi ricordo, il video della mia amica Paola, Lady Glow, che ha fatto un video dedicato a questa palette con tutti gli swatch, così almeno se siete interessati a vedere un video fatto da Dio, perché Paola i video recensione swatch del make up li fa da Dio. Se non la conoscete andatela a vedere perché
È veramente una fonte inesauribile di informazioni e di competenza. Dicevo, a me questa palette ha stupito tanto. Io l'ho presa nel monomarca di Style che c'è qui a Brescia in Corso Palestro. Qualcuno di voi mi ha detto che si trova anche in alcuni Tigotà in giro per l'Italia. Costa 12,95 euro e queste sono le colorazioni. Come vedete, ci sono tanti colori caldi. Io adoro questo rosso fragola che ho spesso utilizzato nella piega, come mi piacciono però anche tutti questi marroni caldi, diversi finish, la palette è molto scrivente, a parte un paio di colori che hanno una scrivenza media, e in alcuni casi, soprattutto questi shimmer più chiari, si vede anche un po' qui, sono filo polverosi, ma niente di che, anche forse questo marrone qui, opaco, è leggermente polveroso, ma insomma. Niente di incontrollabile ed è bellissima, una resa sugli occhi stupenda. Con un primer, io lo uso sempre, sono colori che mi durano tutto il giorno. Ci faccio trucchi di vario genere, da quelli molto molto semplici utilizzando questi colori chiari per tutti i giorni, ma anche è un trucco che mi piace molto fare con questo marrone satinato che è bellissimo, tutta palpebra semplicemente, o trucchi molto più intensi, più caldi. A me piace veramente tanto ed è in questo caso quando ho usato questa con i colori più caldi, quando ho usato appunto questi colori, ho usato molto volentieri questo blush di Milani. Ho spesso abbinato l'utilizzo di questa palette a una matita che invece già possedevo ed è una matita bellissima e costosissima. Quindi, insomma, una palette da 12,95 euro, abbino una matita da quasi 30, ma ripeto, questo è anche il make-up, che è una matita di Givenchy, si chiama Magic Kohl e magari se vi trovassi il numero, ed è il numero 3. Questa matita me l'ha fatta conoscere la mia più cara amica Vera, che si chiama Vera, ma è anche un'amica vera, ed è spettacolare e ve la devo per forza swatchare. È un colore meraviglioso perché è un marrone bruciato caldo, ma è marrone, non ha il rosso, non ha il bordeaux. È meraviglioso questo colore. L'ho trovato solo in questa matita, non ho trovato dupe più economici. Il colore è opaco, è pieno come lo vedete, si sfuma facilmente ma si fissa. Dura molto bene anche all'interno dell'occhio, cosa che però io ho provato a fare ma non uso perché me lo va un po' a arrossare per i miei colori. A lei invece, lei la usa sempre questa matita e la mette sempre all'interno dell'occhio, sta benissimo. Ma lei è rossa naturale di capelli, ha le lentiggini sul viso, ha una tipologia cromatica molto diversa dalla mia, quindi lei sta molto bene anche dentro, io non mi ci vedo. Ma la metto nella rima esterna sotto l'occhio o anche sopra e la sfumo o col pennello o con le dita, si sfuma benissimo e ha una durata eccellente. È meravigliosa questa matita, vi consiglio di andare almeno a vederla. Per restare sugli occhi ho ritirato fuori, ma in realtà non ho mai messo via perché è sempre una delle prime cose, questo in genere che io tiro fuori nella mia vita, questa palettina che mi sono autocomposta di Nabla, ma come vedete i colori più utilizzati sono il Daphne 2 e Entropy, sono in assoluto i miei colori, soprattutto Daphne 2. Daphne 2 questo mese praticamente è diventata la mia copertina di Linus. Ma come potete vedere, insomma, è molto molto usato, lo uso spesso, è anche quello che indosso oggi su tutta la palpebra e poi sull'angolo interno e un pochino sfumato verso l'esterno ho messo un filo proprio di Entropy. Daphne 2 è un colore strepitoso, è quello che mi vedete, lo conoscete tutti. Io lo applico col pennello, poi a fine trucco bagno il pennello e ne rimetto una piccola quantità col pennello bagnato al centro della palpebra mobile perché dà una bellissima luminosità. È un ombretto stupendo che ricomprerei un milione di volte, ma so che in tante apprezzate e amate gli ombretti di Nabla. Passiamo alle labbra. Sono rimasta stupitissima, davvero,
dalle performance di questi rossetti di Essence, che sono i matte. Piacciono praticamente a tutte, giustamente. Sto disperatamente cercando la colorazione 3, che in tanti mi avete consigliato, credo essere un nude, ma questi due colori che ho preso li amo e li ho entrambi usati molto. Sono lo 07 e lo 04. Lo 07 l'avevo indosso nel video in cui ve ne parlavo, nel video haul. Ed è questo bellissimo colore, ed è un colore veramente bellissimo perché è tutt'altro che scontato, perché è questo rosso scuro intenso, ma che non vira al bordeaux o al mattone, ma ha una buona dose di malva. Io direi, io ci vedo più un berry malva scuro più che un bordeaux, quindi non è affatto banale o scontato. Ma devo dire che quello che ho utilizzato di più è stato questo, che è quello che indosso ora, ed è lo 04, che è uno splendido, secondo me, fucsia rosso. È bellissimo questo rossetto, dà una luce al viso che amo. A parte i colori che sono molto belli e come vedete molto molto scriventi, io amo tantissimo il comfort sulle labbra. Questi sono chiamati matte, ma io direi che sono un filo satinati. Non si sentono sulle labbra, non seccano per niente e mi ha scioccata la durata. Io non mi aspettavo assolutamente che questi due rossetti avessero la durata che hanno. Io li indosso con una matita, o meglio, questo lo indosso con una matita di Kiko, che era un fucsia, ma di un'edizione limitata. Non sono stata a portarvela, comunque è un fucsia. E io di questo in realtà non sono ancora messa lì alla ricerca attenta per trovare la matita giusta, perché mi piace troppo il colore, non lo voglio assolutamente sfalsare. Per ora l'ho messo semplicemente con una matita trasparente a contornare le labbra e devo dire che comunque, per la formulazione che ha, resiste molto bene all'interno delle labbra e dura comunque molto. Mi durano ore e ore e ore e ore. Se mangio, vanno leggermente a sbiadirsi tutti. Non c'è l'interno delle labbra che scompare per rimanere l'esterno. Non c'è nessun effetto pellicina che si solleva, nessun effetto raggrumato. Davvero per il costo che hanno sarebbero da comprare tutti, così come sono splendidi, splendidi i rossetti ultimi usciti di Bottega Verde, anche questi long lasting, anche questi dal finish matte, anche qui vagamente satinato secondo me. Questi hanno una formulazione che contiene anche delle vitamine e olio di argan, per cui comunque lasciano davvero le labbra idratate, non solo non le seccano, ma le sentite sempre morbide durante tutto il corso dell'indosso. L'avete visto, io ne ho acquistati tre, mi piacciono tutti e tre, ma ho usato praticamente tutti i giorni il rosa vintage, che è il mio colore, cioè io sono rosa vintage. Per me questo è il rossetto. Tutti i rossetti che amo di più, dal più blasonato Kiss Kiss Bang Bang di Marc Jacobs, a un paio di rossetti di Kiko che possiedo di questo colore, ai MAC di vari finish, alla fine io torno sempre qui. Questa è casa mia. Questo è il mio rossetto. Pigmentazione assoluta, resa ottima, ottima la durata. Mi piacciono tanto, 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 tanto. Ne vorrei prendere almeno altre due. Un rosso stupendo che ho visto, il color cannella che mi manca tra quelli che mi piacciono. E niente, vi consiglio di andarli a vedere perché sono fenomenali. Ma anche tra i rossetti ho fatto una riscoperta. E era tanto che non lo usavo. È uno dei rossetti MAC che ho utilizzato di più tra quelli che ho, ma durante il corso dell'ultimo anno, del 2016, l'avevo usato meno. Ed è semplicemente il Prismi di MAC, anche qui parliamo di un matte, e questo secondo me è il rosa primaverile per eccellenza. È qui, è proprio un rosa, ma come vedete è un rosa chiaro, non ha niente di polveroso,
O di scuro, come quelli, insomma, come il vintage che vi ho fatto vedere prima, ma è proprio il rosa da primavera, il rosa bon ton, e mi piace veramente tantissimo. Sulle performance non vi dico nulla perché sapete tutto. L'abbinamento, secondo me, è perfetto per questo colore, che non è così semplice da abbinare, perché un nude normale ha in sé quasi sempre un po' più di marroncino o di rosa più confetto. E perfetto secondo me è l'abbinamento con la Creamy Color Comfort di Kiko, la 302, che potrebbe quasi essere considerata un dupe. Forse ha un filo in più, ma neanche, un filo in più di albicocca, ma non direi, perché è semplicemente un pochino più scura. Volendo potrebbe essere considerata un dupe, anche perché poi sulle labbra questa minima differenza si nota poco. Vi ricordo che le Creamy Color Comfort sono matite belle morbide che si fissano molto bene alle labbra, molto adatte per essere utilizzate su tutte le labbra al posto di un rossetto. Quindi eventualmente, se la volete anche valutare come dupe, non vedo perché no. Insieme mi piacciono tantissimo. Passiamo alle unghie e anche qui un tripudio di colori primaverili. Mi è scoppiata dentro la primavera. Partiamo da due tonalità di rosso, che sono le tonalità di rosso che vado a ricercare quando appunto si apre la stagione. Uno è un mio grandissimo amore ed è un Essie, ovviamente, ed è il Too Too Hot. Non vi posso dire che numero sia perché ce l'ho in questa edizione col tappino con i cuoricini che non ha riportato il numero, che era un'edizione limitata ma solo come pack, perché in realtà il Too Too Hot è in gamma ed è splendido perché è un rosso molto particolare. Sull'unghia dà un effetto quasi di rosso fluo ed è strano perché a seconda della luce da cui è colpito è un creamy completamente, non ha riflessi, però è proprio il tipo di colorazione che può sembrare più corallo, più aranciato, più fragola. È un punto di rosso strepitoso, bellissimo per questa stagione. Sapete che poi io gli Essie li amo sotto tutti i punti di vista. Un altro marchio ottimo, secondo me, a basso costo, sono questi Salon Pro di Rimmel. A parte che questi si stendono da soli, hanno veramente sia per formula che per pennellino una stesura semplicissima. Il pennellino è fatto così, una formulazione fantastica. L'unica cosa che non amo è l'impugnatura perché questo tappo un po' largo rende un po' più difficile l'applicazione, ma insomma, niente di straordinario. Questo colore è bellissimo ed è il 702 Simply, mamma, non ci vedo più. Simply Sizzling, mi pare si legga così. Ed è invece quello che indosso, tra l'altro, ed è un rosso con una buona presenza di fucsia all'interno. Secondo me sta molto bene anche con il rossetto di Essence. Splendido, ottima la durata, piena in una passata, bellissimo colore. Un colore che ho ritirato fuori e ve lo faccio vedere solo velocemente perché questa era un'edizione limitata di Dior, uscita a Natale del 2015, se non mi sbaglio, è questo stupendo color rosa. Ce l'avevo nel video sui profumi ed è perfetto con plismi. Io quando metto plismi spesso questo smalto o viceversa, insieme stanno benissimo, danno un'aura molto romantica, molto primaverile, molto bon ton. E poi vabbè, le boccettine di Dior Fick di Dior sono splendide. Dalle stelle alle stalle, ma non per qualità, questo smalto di H&M che è stupendo. Come vedete, io l'avevo comprato a 1 euro in un cestone e secondo me è ancora 1 euro questo smalto, almeno nel momento in cui sto registrando. Comunque non costano tanto, ovviamente. Si chiama Lapislazzuli ed è questo colore pazzesco. È una via di mezzo fra un blu elettrico con un filo però di viola lavanda all'interno. L'effetto sull'unghia è bello vivido, sgargiante. Tra l'altro lo indossavo in uno di quei due video shopping che vi linko qui, quindi se lo volete vedere sulle unghie potete vederlo lì, ma c'è anche una mia foto su Instagram.
Non ve lo ricordo mai nel video, però io qui sotto nell'info box vi scrivo sempre tutti i miei riferimenti agli altri social se mi volete seguire. Ed è veramente bellissimo. Mi piacciono un sacco in generale questi smalti di H&M. Facile da stendere, ottima la stesura, appunto, la pienezza del colore, la durata, bellissimi colori e c'è veramente una larghissima gamma, una grande scelta. E questo è davvero molto molto bello. Ho terminato anche questo mese. Vi ricordo di andare a vedere il video di Selene che vi lascio qui sotto. Io saluto e ringrazio lei, saluto e ringrazio voi, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!